qui a casa di Adorsi per presentare l'ultimo progetto di valorizzazione che viene assieme in una combinazione, un ente pubblico come il Parco della Valle dei Templi è un'eccellenza del territorio che riguarda i prodotti lievitati, i prodotti di gastronomia e pasticceria. È un progetto che abbiamo subito posto alla famiglia Bonvissuto ed è un progetto che oggi noi presentiamo, quindi è la nascita di un panettone a marchio Diodorus che utilizza i prodotti di quel progetto di valorizzazione e che nella fattispecie sono le nostre grani che sono proprio qui coltivati a valle da dove parliamo, le nostre mandorle, i nostri canditi di arancio messi assieme in maniera magistrale da chi fa questo mestiere e che negli ultimi anni si è guadagnato una stima e un valore sul mercato che è importante per tutto il territorio provinciale di Agrigento e non solo. Sì, questo io l'abbiamo definito un po' tutti, il primo dolce della valle ed è qualcosa di meraviglioso, anche perché è da 2 anni che ci lavoriamo, promotore è stato il direttore Sciarratta, ma era anche un nostro desiderio, vivendo nel territorio, quindi andando alla ricerca della materia prima, un desiderio anche che avevo con mio fratello, che purtroppo non c'è più. Ma oggi è un sogno che si realizza, un plauso va a tutti i produttori perché, credetemi, stanno facendo dei prodotti eccezionali dove noi con una tecnica di lievitato abbiamo realizzato appunto il primo lievitato panettone con tecnica Milano, ma i prodotti esclusivi della valle ed è venuto fuori qualcosa di meraviglioso, qualcosa di inebriante. Non è presunzione la mia, ma non ha uguale al mondo in quanto questi prodotti hanno delle caratteristiche particolari. Il panettone è l'ennesimo prodotto che si aggiunge, è un trasformato ovviamente delle materie prime che vengono raccolte dentro il parco, lo farà, anzi lo ha già fatto l'azienda Bonvissuto di Canicattì e lo farà in edizione limitata quest'anno. Sarà un primo test, ovviamente Casa Diodoros sarà il luogo principale dove verrà venduto il panettone, ma l'azienda Bonvissuto lo distribuirà anche nei suoi canali e sarà venduto anche sull'e-commerce diodoros.shop. Casa Diodoros è l'ennesimo tassello che si aggiunge a questo progetto perché comunicazione va di pari passo con la produzione di tutte quelle eccellenze che si possono produrre all'interno della valle.